Ripresa degli allenamenti odierna per il Pescara. Nel mirino il posticipo del Bentegodi contro il Verona, una partita che da anni è particolarmente sentita dalla tifoseria, una rivalità diventata forte nella stagione 2009-2010 quando le due squadre si affrontarono in una tiratissima finale playoff di Serie C, un doppio confronto risolto dall'Eurogol di Massimo Ganci che permise al Delfino di Eusebio Di Francesco di essere promosso in Serie B, cosa che l'Elas fece l'anno dopo. Nel 2011-2012 i biancazzurri di Zdenek Zeman e il Verona neopromosto di Andrea Mandorlini battagliarono per la promozione diretta in Serie A e con il Pescara capace sia di centrare il grande obiettivo sia di imporsi nelle due partite di campionato. Da allora Verona e Pescara non si sono più scontrate perché quando una era in Serie A l'altra era in Serie B. Dopo oltre 6 anni torna una partita che sarà carica di significati con due squadre in lotta per la parte nobile della classifica. Rilanciato dal successo sul Carpi, il Pescara attende una ulteriore importante verifica per sapere se la flessione delle ultime partite è alle spalle o se ci sono delle scorie. Beppi Pillon sa già che dovrà fare a meno di Fiorillo, Canutè e Campagnaro, oltre che del lungo degente Capone. Non ci sarà neanche Melegoni, che ha una piccola speranza di rientrare a fine mese, ma che con più probabilità sarà pronto per il primo match di gennaio. Pillon ritroverà invece Mirko Antonucci e potrebbe riproporlo nel tridente con Marras e Mancuso. Mancini riprenderà il suo posto nel trio di centrocampo con Memuscià e Brugman, mentre non ci saranno novità in difesa con Scognamiglio confermatissimo al fianco di Gravion. Se il Pescara nei primissimi posti è una mezza sorpresa, il Verona era atteso ad un campionato di vertice. Ha balbettato per diverse giornate, ma ora è stato rilanciato dal successo di Benevento che ha, per il momento, tolto dalla graticola il tecnico pescarese Fabio Grosso. Il suo mancato esonero aveva spinto i tifosi scaligeri a scioperare per contestare il presidente Setti. Dalla sala stampa del Vigorito, in vista della prossima partita, lo stesso Grosso ha lanciato un appello ai tifosi per ricompattare l'ambiente. Deve essere un'arma a nostro favore quello della piazza tra virgolette esigente, perché è un pubblico che ci ha sempre sostenuto, che ovviamente in un periodo non l'ha fatto. Io mi auguro che tornerà a farlo, perché noi abbiamo le qualità per fare bene e ovviamente, come ho detto più di una volta, senza fare appelli e niente, è più facile fare bene quando si è sostenuti, e per essere sostenuti ovviamente bisogna fare questo tipo di prestazioni.